Io, in quanto presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Cantanti, sono felicissimo che Fabrizio abbia seguito la partita dal cuore fin dall'inizio. È stato il primo tra i primi a crederci quando abbiamo cominciato nel 92. Questa è la 25esima edizione. Fabrizio l'ha vissuto in vari ruoli la partita del Eh cuore, ha sì, due anche giocato una volta. minuti nel 2013 a Firenze, è vero, Indimenticabili, certo, indimenticabile. indimenticabili. Una discesa in campo che è rimasta nella storia. La storia del calcio, la storia del calcio. Dunque, torno dopo qualche anno di, insomma, c'è stato Carlo, l'anno scorso c'è stato un quartetto di personaggi di Rai 1, bravissimi, mi hanno richiamato per festeggiare la 25esima edizione della Partita del Cuore. È un grande gioco di squadra, quindi ci sarà, tra l'altro Luca entra in sede di commento della partita insieme a Bruno Pizzul, ovviamente lui avrà tutto il repertorio di storie, aneddoti che raccontano la storia della Nazionale Cantanti, i suoi amici, con quelli ha condiviso tutte queste straordinarie avventure che, ricordiamolo, hanno consentito di raccogliere fondi per credo 70, Quasi, quanto? oramai siamo quasi a 90 90 milioni di milioni di euro euro. raccolti, sì, Cioè, in questi ragazzi, anni. questi sono dei benefattori e noi li vediamo come dei cantanti, dei Cioè, come dei comunicatori. furfanti, No, no, diciamo. questo no, no. Quindi, insomma, è una cosa bella e importante. Con noi ci saranno amici che giocano di squadra con noi, abbiamo detto Pizzul, Francesca Fialdini dal mondo di Uno Mattina, che farà notte per una notte, quindi il giorno dopo sarà bello vedere le condizioni di Anch'io Francesca. sono in diretta la mattina Anche dopo tu? con Radio 2 Social Club, Siete degli eroi, sempre siete. al chiodo, Ah, sempre al sempre. chiodo e poi bravo. Poi ci sarà Flora Canto, che è una bravissima attrice di teatro e adesso anche di cinema. E poi ci sarà Flavio Insinna che fa il Bibitaro. Il Questa è un Bibita è una colpo di cosa. classe. Sì, E anche il mio compare, Andrea è Perroni, vero, c'è anche il tuo che è compare. l'uomo dalle mille voci, che sarà il confronto fra i due Pizzul, quello vero e quello imitato. Gianni Morandi che torna in campo per l'occasione, lui che insomma è uno dei pilastri della Nazionale Cantanti da sempre. Bisognerà spiegargli che non è una maratona, cioè che ogni tanto il pallone non lo può ignorare, perché lui come parte fa 42 km, è fatto così.